Eccoci qua a ricominciare il nostro ciclo di sonate di Beethoven e oggi avremo due sonate particolarissime, due sonate, una famosissima come la Patetica, un'altra molto conosciuta come la prima che ascolteremo, la sonata opera 10 numero 3, sonata molto brillante, di grande tecnica, ma quello che devo dire compositivamente, la sonata in re maggiore ha degli elementi nascosti molto particolari che io ho piacere di illustrarvi per riuscire meglio a gustare l'originalità di questa sonata. Cominciamo a dire che la sonata in re maggiore è la terza di un gruppo di tre sonate. Tre sonate che sono state composte fra il 1796 e il 98. Quindi consideriamo un Beethoven che ha 26-28 anni. Come sempre quando si pubblicano delle sonate con lo stesso numero d'opera, si cerca di dare delle composizioni che abbiano ognuno una struttura diversa. Di solito è sempre la terza, quella un attimino un po' più brillante, quella un po' più tecnica. Immaginate proprio anche l'editore dell'epoca che stampa tre sonate per una utenza abbastanza multiforme. Ecco per cui c'è sempre una sonata un po' più facile, una sonata molto impegnativa tecnicamente e un'altra abbastanza fantasiosa nella struttura. La sonata in re maggiore è la sonata la più lunga delle tre. Ed è una sonata però con una conformazione di equilibrio fra i vari movimenti piuttosto anomala. In quanto noi avremo un primo tempo molto impegnativo, molto importante, sui 9-10 minuti. Un secondo tempo, un adagio, veramente importante, forse il primo grande adagio. Un adagio della levatura di quello della sonata in re maggiore, così intenso, bisogna arrivare alla Hammerklavier per trovare un altro brano della stessa profondità, della stessa dramma, della stessa veramente lacerante. Proprio il dolore, un dolore lacerante. Dieci minuti, tre minuti il terzo, quattro minuti il quarto. Immaginatevi come architettura di una sonata di 27 minuti circa, 10, 10, questi 3-4 sono come delle cose piccole. Vedremo quando avremo analizzato cosa succede nel secondo tempo, qual è lo spirito del compositore che lo porta a fare queste risoluzioni. Un'altra sonata importante, grossa, che era la terza dell'opera 2, la Do maggiore, aveva un ultimo tempo che si bilanciava con il primo come grandezza, sempre sui 6 minuti, 5-6 minuti. Qua siamo 4, è una cosa che estremamente sfugge. Allora, cominciamo con il tema, col primo tempo della sonata in re maggiore. Dunque, è tradizione che tutte le sonate, fino a quel momento, partano con l'accordo di tonica. Per esempio. Oppure... Si parte sempre con la definizione dell'accordo. Questa è una cosa tipica del Settecento. Anche qui cominciamo con re. Non è, ma viene dato
già la particolarità di questo attacco. Non solo sono note singole, non c'è un accordo, ma c'è un'altra cosa che è camuffata. Queste quattro note. Queste quattro note saranno fondamentali per la costruzione di tutto il primo tempo, che diventerà un primo tempo che sarà totalmente anomalo nella sua struttura. Quando esaminiamo a scuola, cioè proprio per gli esami di analisi, abbiamo da vedere le sonate di Beethoven, quando si arriva a questa c'è un grande problema. Il secondo tema, dove sta il secondo tema? Sì, perché adesso vi mostrerò che Beethoven la rovescia tutti i canoni. E questo è l'elemento per il quale lui giocherà sempre a ingannare l'ascoltatore. Questo è l'elemento caratteristico fondamentale della sonata internazionale. Allora, cominciamo con quelle quattro note. Presto. Presto, c'è una cosa particolare. Quanto veloce deve essere questo presto? Presto è Re maggiore. Mi viene subito in mente un altro brano di Mozart, Sinfonia delle nozze di Figaro. Questo, sentite, questo è il destro, questo è un Re maggiore, vivacità. La somiglianza, cioè, che possiamo dire, il Re maggiore, la vivacità, il presto, porta a questo. Adesso sentite cosa succede dopo questa corona. Cioè, iniziamo, stop. Perché stop? Non ho avuto un'identificazione di una cellula ben precisa. Allora, prendiamo le solite quattro note, che adesso sono in accordi, e poi... suono che arriva così, come un oboe. Sentite la curiosità di questo suono a superare, perché non è come una timbratura, non c'è da nulla. Ah sì, l'accentuazione controtempo. Questo è l'elemento che caratterizzerà tutta quanta la sonata, tutti gli accenti spostati. In tutto quanto è stato proposto in piano. Adesso esplode come la grande orchestra. Si ripete la cosa, arrovesciando l'elemento. Ha scambiato le parti. Ma per fare qualcosa di veramente roboante, le seste non le fa. Fa questo passaggio estremamente arduo, addirittoso. Dopodiché c'è l'alternato. Re. Non basta il re. Va avanti. Arriva con questa energia. Ma nella sua posizione il cantabile è il secondo tema, ma noi vedremo che il secondo tema non ci sarà, e quindi come tale non si riesce a definire che cosa sta facendo. Ecco la genialità della sonata in re maggiore. Andando avanti, ci sono questi sincopati. Di scale.
dove usa esserci secondo te, con il formulario cadenzale, e qui c'è. Noi ci aspettiamo un'idea melodica. Cosa abbiamo? Sentite che sono queste cellule. Sono sempre le solite quattro. Adesso il suo. Viene ripetuto l'ottava sopra il minore. Pausa. Che succede? Dove abbiamo alla sinistra? Sempre la base. Improvvisamente appaiono queste note lunghe, fuori accento. E sentite proprio questo gioco di queste quattro note, in modo contrario, molto diritto, stanno giocando come impazzite. E la classica chiusura. Stiamo chiudendo forte. Improvvisamente pausa. Pianissimo. E su questo l'allungo. Ritroviamo l'elemento di parte. Risposta lassù. Vari registri. Pausa. E prima salivano, ora scendono. E poi. Sembra che stiamo ricominciando, no? Siamo in minore. E dopo c'è grande vivacità, esplosione si bemolle. Abbiamo questa proposta. Particolarissima la risposta alla mano destra alla scala della sinistra. Una nota sola. Come se uno dicesse: ti sto dicendo una cosa. Quell'altro. Eh? Io? Che? Oh! Lui e lei. No, sì, no, no, va, tu, ta. Sì, siamo proprio al massimo. Arrivati in fondo, come sempre l'idea dovrebbe chiudere. Sarebbe questa la chiusura normale. Ma a Beethoven il gioco di questi contrasti non appare sufficiente. Se pensiamo prima. Thank you.
Si pensa sia chiuso? No! Avanti! Stiamo crescendo! Piano improvviso! Ah, l'ho ottenuto il divario! Poi c'è una cosa favolosa. Non fa dal basso 1, 2, 3, 4. La proposizione parte dal livello 2, fa 2, 3, 4, 1. Ogni volta che c'è il registro, propone cambiamento per il punto. Minore. Ancora più strano. Sforzati. Quando fai il concerto in re minore. È un tema sempre sfuggente. Il re minore c'ha questa cosa particolare. È come una cappa. Il re che è di Mozart l'ha fatto in re minore. Il re minore c'ha queste vibrazioni molto particolari. Lui darà questo accordo pieno. Di solito si usa dare abbastanza snello l'accordo al basso per non fare. Noi abbiamo un arpeggio. Questo arabesco lentissimo. Di questo genere, dicevo, la si può trovare nell'adagio della Hammerklavier, dove c'è pura, con questo accompagnamento semplicissimo. Quando sembra che abbia chiuso in fa maggiore, quindi solarità, ecco, con una stilettata, questi accordi.
amore, però c'è qualcosa di clanginante. Mentre stavo suonando l'altro giorno, mi veniva in mente... Però sono, come si dice, delle vicinanze spirituali. Ascoltate un'altra risoluzione che trova. Sempre di più, sempre più drammatico, fino a che queste tre note sono come lanciate nel vuoto. Nel finale. Poi un suono piccolo piccolo, e questo è l'ultimo tasto del pianoforte. Queste note. È un adagio spettrale, dove queste linee, se sono... Beethoven già cominciava ad ammalarsi, già aveva problemi a non sentire. Si dice che quando andava sul palco, in un teatro, non sentiva gli attori, che erano sul palcoscenico. Beethoven sta a questo punto interiorizzando il suono. Questo è un adagio totalmente lanciato avanti nel tempo, modernissimo per la sua struttura. Noi siamo sconvolti dall'ascoltare questo adagio. Prende l'anima
E quando si è così, come si può fare un minuetto? Come si può prendere la re maggiore? Ed è bellissimo che lui parte in sordina, non è con una nota sola, scusate. La destra fa tutto questo moto perpetuo e la sinistra salta. Arriviamo all'ultimo tempo, che diceva Carl Cherry, quello che aveva scritto tutti i famosi studi per pianoforte, che quest'ultimo tempo era un po' come la tipica improvvisazione beethoveniana, quando lui si mette lì e lavora su una cellula. La cellula in questione, questo, e adesso noi ci aspettiamo questo accordo, che se
attenti quando... Potrebbe sembrare questo, ma il fa diesis non c'era, quindi... Ecco, quelle che saranno poi le tipiche cose beethoveniane, rimanere sospese su un accordo. Denise Zhdanov.